Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di innanzitutto tantissimi auguri di buona Pasqua, visto che oggi è Pasqua e credo di riuscire a pubblicare questo video entro stasera e sicuramente gli auguri saranno ancora validi, quindi tantissimi tantissimi auguri di vero cuore da parte mia. Oggi mi dicevo, visto che sono stata comunque questi 2-3 giorni impegnata a cucinare, a preparare tutte le cose per Pasqua, che campana come me capirà, casatiello, pastiera, ho detto oggi lascio perdere la cucina e mi trucco. Anche perché c'è lo spirito giusto, comunque Pasqua si è un po' più allegri nelle festività e quindi ho detto ok, quale migliore occasione per andare a provare soprattutto questa palette, che è una palette più colorata, e sto parlando della Natasha Denona, la Circo Loco, che ho acquistato circa 10 giorni fa se non erro e mi è arrivata più o meno una settimana fa, ora non vorrei sbagliare, comunque più o meno ce l'ho da una decina di giorni. Fino adesso non l'avevo utilizzata, non l'ho neanche swatchata e quindi la volevo provare insieme a voi. Come potete vedere esternamente i pack sono i soliti di Natasha Denona, quindi in plastica, però è bellissima tutta la decorazione esterna. Questo è il pack primario, questo è il pack secondario, quindi la scatola, e come potete vedere rappresenta proprio il circo, quindi i tendoni del circo, oppure ci può ricordare anche all'Erchino con tutti questi rombi colorati. All'interno sono 15 ombretti, troviamo sia matte che metallici, troviamo uno specchio bello grande e come potete vedere le cialde sono quelle grandi, quindi è la grammatura doppia rispetto tipo alla Bronze Palette, che comunque è composta da 15 ombretti, però avendo comunque la grammatura minore costa anche di meno. Invece questa è una delle più costose, come anche la Trio Chrome. Ok, appunto, queste sono le colorazioni, che sono molto molto belle. Ovviamente vi devono piacere i colori per piacere questa palette, perché non è una palette che vanno ad utilizzare tutti, sono consapevole. Io comunque adoro i colori, non mi faccio problemi, soprattutto adesso che arriva l'estate, anzi mi piace tantissimo andare a ricreare dei trucchi un po' più particolari. Quindi niente, non ci perdiamo in chiacchiere, la vado a provare subito. Allora, oggi sugli occhi non vado ad applicare un primer, ma vado ad applicare il Jumbo di NYX nel colore Milk e lo applico appunto su tutta la palpebra mobile. Con un pennello da sfumatura un po' più ampio vado a prendere Cotton Candy, che sarebbe questo rosato, e lo vado a sfumare nella piega. Allora, i colori sono abbastanza polverosi, cioè almeno questo è abbastanza polveroso in cialda. E vediamo se creano fallout. Nonostante il colore sia chiaro, comunque è anche bello pigmentato. Ve lo faccio vedere, anche swatchato, ed è veramente cremoso al tatto. Ed è un colore chiaro che comunque dà quel tocco di colore quanto basta. Ok, adesso andrei a procedere direttamente con la palpebra mobile e dopo vado a sfumare un altro colore nella piega. Faccio questo perché comunque bene o male andrò ad utilizzare la stessa colorazione. Vado a prendere Spiral, quindi questo colore qui. Lo prelevo direttamente con il dito perché sappiamo che comunque i colori metallici si applicano meglio con le dita, danno più colore sicuramente, e vado appunto ad applicarlo. Bellissimo, stupendo, e lo applico su tutta la palpebra mobile, non arrivando proprio in fondo, lasciando un po' l'angolino interno scoperto. Ok, mi va benissimo così. Adesso con il pennello che ho utilizzato prima vado a prelevare Firework, sempre questo arancione, e lo vado appunto a sfumare nella piega. Comunque anche questo colore performa benissimo, si sfuma bene, si applica bene e ha anche una bella pigmentazione. Guardate che bell'arancio,
Veramente molto molto bello. Allora, adesso io andrei comunque a giocare un po' più sotto con i colori. Vado a spolverare leggermente perché l'arancione mi ha fatto un po' di fallout. Quindi fate attenzione ai colori perché soprattutto i matte tendono un po' a fare fallout. E vado ad applicare di nuovo il giumbo, quindi questa volta lo applico qui sotto. Con l'aiuto di un pennello lo vado a sfumare un po'. E adesso mi vado ad aiutare con dei pennellini un po' più piccoli proprio per andare a lavorare nella rima inferiore. Quindi come primo colore vado a prendere Electric, questo blu bellissimo. Ve lo vado anche a sbocciare così vi faccio vedere la colorazione. Oddio, mi sembra spettacolare già sul dito. Fantastica, guardate qui che brillantezza, favolosa. Quindi vado a prendere un pennellino, prelevo il colore e lo vado a mettere proprio vicino all'attaccatura delle ciglia, non andando troppo in basso, se no non ce la facciamo con gli altri colori. Avendo applicato appunto il blu, adesso vado ad utilizzare Flip, che sarebbe questo verde. Andiamo a sbocciare anche questo in modo da farvelo vedere. Anche questo mi sembra bellissimo, stupendo. E quindi con un pennellino piccolo vado a prelevare questo e lo vado appunto a sfumare sotto al blu. E adesso con un pennellino ancora più sottile vado a prendere l'arancio che abbiamo utilizzato prima e lo sfumo appunto sotto al verde. Ok, quindi abbiamo ottenuto questo risultato. Prendo un cotton fioc, un po' di correttore. E mi vado a ripulire questa zona perché voglio che comunque sopra ci sia solo l'arancio. Mi stavo andando a ripulire la mano dagli swatches e se vi ricordate l'avevo fatto anche con la Triochrome. Con la Triochrome i colori erano andati via subito, anche semplicemente passando un tovagliolo. Invece questi sono assolutamente più permanenti. Ok, allora adesso vado a lavorare un po' nella parte più interna e vado a prendere un pennellino pulito, quindi prenderei questo e vado ad applicare Snow Cone, penso si pronunci così, o Cone, Snow Cone. Comunque questo colore è bellissimo che adesso ve lo faccio vedere swatchato. Cioè è fantastico, ragazzi. No, vabbè, uno spettacolo. E quindi lo vado ad applicare nella parte che abbiamo lasciato prima libera. Qui e lo porto anche un po' sotto. Direi che a questo punto con i colori abbiamo finito e sono tutti bellissimi. Ovviamente andiamo a dare più definizione e vado ad applicare un eyeliner nero, questo in pot di MAC che sapete che è il mio preferito. Prendo un pennellino sottile e appunto vado a definire vicino alle ciglia. Prendo uno specchio e lo applico. Come potete vedere, sono andata ad applicare l'eyeliner ma anche il mascara, quindi ho intensificato il tutto. Adesso devo procedere con la rima inferiore interna. Potrei applicare una matita nera, ma scelgo di applicare questa di Essence, la Electric Vibes, nel colore blu appunto, che sarebbe questo colore qui, e la vado a mettere nella rima inferiore interna. E quindi a questo punto il trucco occhi è concluso.
Spero che vi piaccia, comunque la palette è fantastica, nulla da dire. Adesso procedo applicando qualcosa sulle labbra vado a mettere semplicemente un gloss, questo di Maybelline, il Lifter Gloss, nel numero 006 Riff. E quindi questo è tutto il trucco finito che vi ripeto, a me comunque piace un sacco perché mi piace usare con i colori e non mi faccio nessun tipo di problema. Ovviamente ognuno ha i suoi gusti, magari non a tutti può piacere un trucco così colorato, quindi evitate di comprare questa palette se non vi piacciono i trucchi colorati, perché questa è una palette proprio specifica per andare a ricreare questi tipi di trucco. Se no, andate su una palette un po' più semplice, un po' più classica. Ne dovete valutare bene l'acquisto perché comunque non è una palette che costa poco. Ovviamente per gli amanti di Natasha Denona e per gli amanti dei colori non è una palette da lasciarsi scappare, assolutamente la trovo fantastica anche nella qualità. Adesso faccio tutti gli swatch della palette e ve li lascio comunque a fine video, così da valutare anche le colorazioni degli altri. Swatchate che come potete vedere hanno una pigmentazione pazzesca. Ci sono dei matte che sono più borrosi, ci sono dei matte invece che sono leggermente più polverosi, come questo viola che comunque ho dovuto swatchare più di una volta affinché il colore risultasse omogeneo. I metallici scrivono da subito, sono veramente cremosissimi, una cosa pazzesca, quindi trovo che i colori siano meravigliosi. A me piace tantissimo, piace tanto anche questo trucco. Ovviamente fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, cosa pensate di questa palette, se l'acquistereste oppure no. E niente, io come sempre spero di esservi stata utile, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, ovviamente cliccate mi piace, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina se volete. Noi ci vediamo presto con un prossimo video. Io vi mando un bacio. Ciao!